Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Buonasera, c'è un magistrato a Palermo che dice delle cose molto sconclusionate. Questo magistrato deve ancora dimostrare di saper fare bene il suo mestiere. Si chiama Antonio Ingroia, fa il PM, persegue in giudizio gli imputati e dovrebbe farlo sulla base di imputazioni, di capi di reato precisi. Questo bisogna ancora vedere se veramente abbia saputo farlo. Ingroia è quello che andava da Santoro con il figlio di Ciancimino a dire che insomma c'era questa icona dell'antimafia che ci avrebbe raccontato la realtà criminale della Sicilia. Questa icona poi è stata arrestata dallo stesso Ingroia perché si è dimostrato che stava spacciando dei falsi. Questo magistrato mi ha anche querelato perché amerebbe tapparmi la bocca. Ama fare sentenze, cercare di mandare in galera delle persone per i reati ascrittili, ma questo fa parte del suo mestiere, la pubblica accusa, ma non ama la critica, la libera critica di un giornalista, di molti giornalisti a quello che lui fa. È successo però che i processi iniziati da questo magistrato contro un senatore di Forza Italia che si chiama Marcello Dell'Utri sono arrivati ad una conclusione pro tempore, per parlare come loro, nel loro latinorum, negativa, perché un alto magistrato della Cassazione, non Giuliano Ferrara, un alto magistrato della Cassazione, il procuratore generale Iacoviello, ha detto delle cose molto precise e queste cose molto precise sono state ratificate da una sentenza della Cassazione che ha detto, nella sostanza, accogliamo le ragioni del procuratore generale Iacoviello e annulliamo la sentenza di condanna contro Dell'Utri, voluta tra gli altri anche da questo dottore Ingroia, il quale peraltro da New York, parlando a una radio, perché dico che parla in modo sconclusionato, a vanvera, ha detto che per esempio Forza Italia, il partito di Marcello Dell'Utri, è nato nell'interesse della mafia, che è un giudizio storico-politico insultante per mezza Italia ed è soprattutto una bizzarria, una follia dal punto di vista giudiziario, processuale, poi dal punto di vista politico e culturale. Ed è assurdo che il Presidente della Repubblica, che è il capo di tutti i magistrati, il vicepresidente del CSM che dovrebbe disciplinarli, il procuratore generale della Cassazione che ha anche lui un potere in merito e il ministro della Giustizia facciano finta di non sentire, voltino la faccia dall'altra parte, così dando le spalle all'opinione pubblica che invece ha il diritto di sapere. Io allora vi dico cosa ha detto Iacoviello perché l'ho raccontato stamattina su Twitter avendo letto la sua requisitoria. Sentite qua. Primo, il capo di imputazione formulato contro Dell'Utri riempie una pagina. Possiamo metterlo da parte, non c'è il fatto per cui l'imputato è stato condannato. Avete capito bene? Non c'è il fatto per cui l'imputato è stato condannato. Cioè non sono riusciti a scrivere nella sentenza che ha condannato sulla base del lavoro di persecuzione in giudizio di tutti questi PM originato dal lavoro di Ingroia, non sono riusciti a scrivere per che cosa lo hanno condannato, secondo non me, ma secondo il procuratore generale della Cassazione che si è occupato del caso davanti alla quinta sezione penale e al quale la quinta sezione penale ha dato ragione. Seconda frase. Eccola qui, l'ho recata stamattina su Twitter. In questo processo la cosa più difficile è trovare l'imputazione. Cioè tu sei un cittadino e magari anche un senatore della Repubblica e magari anche un uomo pubblico, ti processano per 16 anni, alla fine arriva un alto magistrato che dice non c'è l'imputazione e non succede niente e nessuno provvede. Sentite qui. Le criptoimputazioni, cripto nel senso di imputazioni nascoste, le imputazioni implicite, le imputazioni vaghe sono state poste al bando del giusto processo, dice sempre Francesco Iacoviello. Cioè avete fatto un processo sulla base di imputazioni a tradimento, non c'è la fattispecie di reato chiara sulla base della quale si può condannare. E poi dice, se c'è un imputato deve esserci un'imputazione, il che diciamo è un richiamo alla logica,
se uno è accusato di qualcosa bisogna che sia formulata in modo giuridicamente valido l'accusa, e infine un'imputazione liquida, una condanna solida, anni e anni di galera, cassati dalla Suprema Corte. Allora io faccio appello alle persone citate prima perché decidano se un pubblico ministero che querela i giornalisti, che è intollerante verso le critiche, che fa comizi in piazza con la mano in tasca, che parla nei convegni di partito, che è stato già messo sotto osservazione dal Consiglio Superiore della Magistratura, ha il diritto di continuare, dopo aver esibito in televisione i pataccari nelle trasmissioni di Santoro e dopo aver istruito processi di questo tipo, che si sono meritati questi giudizi convalidati dalla sezione penale che ascoltava il procuratore Iacoviello, si ha il diritto di continuare a accusare di malafede e di insinuare intorno all'onorabilità di coloro che lo criticano. Bene, grazie, ci vediamo giovedì perché domani si gioca al calcio. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Thank you.